non è ancora matematica, ma poco ci manca. Con la vittoria per 2-1 sul Ragusa, seconda consecutiva dopo quella della settimana scorsa a Cosenza, la Vibonese mette un'ipoteca sulla permanenza in Serie D, volando a quota 40 punti e potendo ancora approfittare delle sfide contro le ultime due della classe, Acireale e Nizza. Rossoblù in campo con un 4-3-3 in cui rientra De Cristofaro, ma mancano Dadalte e Calambai squalificati. Ragusa che propone in avanti invece l'ex Interreggio Impallari. Subito propositivi Marasco e compagni con Calzolaio che interviene di testa sulla punizione di Spanò, tocco centrale su cui Ferla mette una pezza. Nuova punizione e nuovo pericolo per la porta siciliana, batte Brescia per Marasco che colpisce la parte alta della traversa. Prova ad affacciarsi in avanti il Ragusa ma Peschichiera non si fa trovare impreparato. Molto più pericolosa la Vibonese con Cosenza che ruba palla e serve Spanò, controllo e conclusione che Ferla però sventa. I rossoblù continuano a spingere controllando le sfuriate ospiti che si limitano a punizioni facili preda di Peschichiera e alla 34esimo passano. Rinvio lungo del numero 1 di casa, controllo di Spanò ed inserimento di Marasco che resiste alla carica del suo marcatore e deposita in rete con un tocco morbido in diagonale. Il vantaggio rossoblù regge però solo 4 minuti, tanto basta a Ragusa per trovare il gol del pari. Nuova punizione con Crucitti che pesca in aria Impallari, stacco di testa e palla in rete. Tutto da rifare per la Vibonese e sull'1-1 si va a riposo. In avvio di ripresa rossoblù subito in avanti e nuovo vantaggio che arriva dopo 18 minuti. Angolo di Spanò sul secondo palo per Marasco che di piatto centra la traversa. Palla che torna in gioco e Cosenza di testa insacca il 2-1. La reazione dei siciliani è soprattutto in questa punizione di Crucitti su cui Peschichiera deve volare per evitare il gol. Allontanato quindi dalla panchina Soda, dal direttore di gara e tecnico costretto così ad assistere a distanza agli ultimi scorci di una gara comunque ben controllata dai suoi, con Ragusa che ci prova solo dalla distanza senza mai far male. Nel finale da registrare due espulsioni per il Ragusa. La prima per Fontana, reo di aver colpito al volto Marasco. La seconda per Foderaro che riceve il secondo giallo per eccessive proteste. Il match non ha più nulla da offrire. Termina 2-1 con Vibonese che ormai praticamente salva. Strizza l'occhio ai playoff.